una cosa veloce veloce, solo una persona, gli altri però per cortesia ragazzi potete scendere perché è pericoloso, ci sono i cavi, ragazzi, la strumentazione è pericoloso per il peso, eh? No, sì, abbiamo detto di no, assolutamente, voi ci avete ragione, dovete capire che però noi stiamo lavorando, ok? Una sola persona, signore qua, civilmente parliamo, tranquillamente, due parole, gli facciamo anche un applauso, veloce veloce, vai. Solo un breve annuncio ai cittadini, visto che come sapete tutti c'è questa condizione di incendi permanenti sul Vesuvio, di cui essenzialmente sono responsabili le istituzioni che non solo non hanno vigilato ma hanno creato tutta una serie di situazioni che hanno determinato questo che è avvenuto, nonostante l'esborso di milioni di euro per la prevenzione che sono stati gestiti in malo modo, allora i cittadini di Bosco Reale, Bosco Tre Case, ma anche le delegazioni che vengono da altri comuni, da Napoli, da Casoria, da Torre del Greco e da altrove, hanno deciso di intraprendere una serie di iniziative, che questa sera è la prima, che andremo in corteo fino al luogo simbolo della tutela dell'ambiente e della salute che è la rotonda, e quindi andremo tutti quanti a fare questo corteo. Se qualcuno vuole venire non è ben gradito, e sapete che questa è semplicemente la prima delle iniziative che in questi giorni verranno portate avanti, non solo a Napoli ma mercoledì anche a Napoli città, non solo qua in questa zona e in tutti i comuni, perché De Luca deve dimettersi, perché l'ente Parco Vesuvio debbono dimettersi tutti quanti, e occorre il controllo popolare sui territori. Oggi ancora una volta noi dobbiamo lottare contro i veleni che ci vengono dati dallo Stato ed è chi è incapace. È inutile che qui oggi qualcuno dice che fate, che state facendo. Se non avessimo fatto questo 7 anni fa, oggi saremmo sommersi dei veleni. E quindi questa manifestazione è semplicemente la prima di tante altre che in questa zona e in tutta la provincia si faranno. Grazie. Grazie a voi, un applauso. Grazie alle gentili ingegnere. Grazie a voi. Ok, ok. Allora ragazzi, mi raccomando, rimanete con noi perché tra pochissimo arriverà insieme a noi Francesco Cicchella, quindi non andate via assolutamente.